La rivelazione di un sequel diretto di The Legend of Zelda Breath of the Wild ha lasciato tutti a bocca aperta, ed in questo video ci faremo un'idea del nuovo gioco analizzando in dettaglio ogni frame del trailer a velocità ridotta. Il video inizia mostrando un flusso di energia color verde che si delinea in varie rune. Probabilmente ciò che stiamo osservando è un sigillo magico. Infatti, poco dopo è possibile notare un'energia oscura che fuoriesce dalla base del sigillo. Energia oscura che non è nuova, infatti è la stessa che si manifestava con la calamità Ganon. La scena si sposta su una pittura rupestre in cui dei guerrieri con i capelli lunghi e delle lance a tridente cavalcano con fare minaccioso. Personalmente credo che questi possano essere antenati della tribù Gerudo, ed in particolare, visto che la figura ricorda un uomo, possiamo iniziare a fare dei collegamenti con Ganondorf, unico maschio in una tribù di sole femmine. Nella scena seguente, Link e Zelda stanno esplorando le rovine e possiamo cogliere il nuovo taglio di capelli della principessa, un primo indizio che questo gioco sia ambientato veramente dopo gli eventi di Breath of the Wild, dato che nel primo capitolo Zelda ha i capelli lunghi anche nei ricordi del passato. Successivamente abbiamo modo di vedere il corpo di un uomo dal quale fuoriesce il miasma oscuro, ma ne parlerò approfonditamente più avanti nel video. Per ora concentriamoci sulle scene successive. Osservando le rovine si potrebbe presupporre che siano in qualche parte sperduta di Rule, eppure sono convinto che ci troviamo al di sotto del castello. Questo non soltanto per la scena finale, ma per altri dettagli. In primo luogo, nella scena dove si vede il topo, è evidente che ci troviamo in una delle scale a chiocciola del castello. In secondo luogo, ricordiamo che l'energia oscura viene canalizzata verso il soffitto della grotta e ben sappiamo che dalle fondamenta del castello di Rule fuoriesce il miasma della calamità Ganon. Tempo di parlare del corpo sigillato con i capelli rossi. Chi è? Cos'è quella mano luminosa e cosa rappresenta la sua presenza? Inizierei con la mano luminosa. Essa probabilmente funziona come sigillo, che blocca un'entità maligna. La natura di tale arto luminoso è sconosciuta, però si può fare qualche congettura. Innanzitutto, le decorazioni dorate richiamano lo stile dei tatuaggi sulle braccia degli abitanti del crepuscolo, di Twilight Princess. Inoltre, ricordiamoci che Midna ci ha dimostrato come riesca a trasformarsi in un essere di pura energia nella sua battaglia contro Ganon. Nei frame successivi possiamo notare come la mano aiuti Link afferrandolo mentre sta per cadere e donandogli un qualche tipo di potere, un ulteriore indizio che si tratta di eventi successivi al gioco originale. Che sia un aiuto del tutto inaspettato o deriva da qualcuno che stava invece aspettando l'arrivo dei due eroi? Ma andiamo avanti. Il corpo sigillato ricorda indubbiamente Ganondorf, dal quale fuoriesce il miasma che ha corrotto l'Hyrule di Breath of the Wild, il che avrebbe senso, sia per le somiglianze con il design di Ganondorf, sia perché la sua forma come manifestazione maligna è Ganon, il nemico finale del gioco. Concentrandoci su un frame molto breve, possiamo notare l'uomo imprigionato sul quale si scaglia la mano di cui parlavamo prima. L'uomo in evidente difficoltà viene sopraffatto ed imprigionato. Ma chi è così potente da poter imprigionare Ganondorf? E soprattutto, siamo sicuri che sia un'entità positiva quella che ha imprigionato il Gerudo? Personalmente mi ricorda la storia di Yuga, di A Link Between Worlds, dove questo potente stregone, che tra l'altro somiglia molto al corpo imprigionato che vediamo, assorbe il potere di Ganon. Comunque siano le cose, Link e Zelda vengono separati e si ritroveranno ad affrontare questa nuova minaccia. E chissà che questa volta non avremo anche il modo di giocare come Zelda. A fine trailer vediamo il castello di Hyrule sollevarsi. Difficilmente possiamo prevedere gli sviluppi, ma possiamo essere sicuri di una cosa: il demone appena risvegliato sarà un avversario ostico. Dopotutto i suoi occhi mi sono familiari. Infatti hanno le stesse tonalità di quelli della luna di Majora's Mask.